Santino Caravella torna a San Severo, questa volta in quello che è uno degli eventi, è precisamente il terz'ultimo evento della stagione di prosa 2018 del Teatro Pubblico Pugliese. Ritorni e questa volta con uno spettacolo tutto tu, un pugliese in giro per l'Italia. È anche una responsabilità, no? Quella di portare una bella immagine della tua regione in giro. Sì, innanzitutto ciao a tutti e grazie per questa opportunità. Un pugliese in giro per l'Italia e non solo, praticamente questo spettacolo nasce proprio dalla realtà, perché io sono un pugliese doc di generazione in generazione, ma purtroppo e per fortuna, perché comunque ho delle esperienze grazie al mio emigrare, sono dovuto partire. È proprio l'inizio, parte così, che dice proprio la sigla iniziale, dice: sono nato a Foggia ma poi sono dovuto partire per inseguire il sogno. E quindi io racconto tutto quello che ho fatto per arrivare a quello che sto facendo, nel senso vivere della passione, vivere di arte, vivere facendo gli spettacoli. Naturalmente ci sono una serie di aneddoti dentro che vanno a far sorridere, speriamo di riuscirci, il pubblico. Questo è un pugliese in giro, all'inizio doveva essere in giro per l'Italia, poi pensandoci bene sono stato pure all'estero, quindi ho detto metti in giro, così almeno è generico. Santino, entrando nel teatro abbiamo sentito sonorità reggae, bossa nova, chiaramente è il contenitore è importante, oltre al contenuto che sei tu, insomma, quindi tutto il tuo gruppo di lavoro, e cosa c'è dentro lo spettacolo? Allora, lo spettacolo, diciamo, la trama è quella che ho appena detto. Queste sonorità sono, anzi, non sono altro che la musica che mi accompagna da quando sono nato. Mio padre è un ex musicista con una grande passione per il reggae, non suonava reggae, però a casa si sentiva Bob Marley, e io pian piano mi sono avvicinato a questa musica, diciamo, brasiliana, che è la bossa nova, e scrivendo anche musica ho voluto contaminare le mie creazioni, che parlano proprio della mia vita reale, con questi tre generi che sono il reggae, sono la bossa nova e un po' di swing, naturalmente un po' di folklore. Infatti la Unza Unza Band, che è la band che mi accompagna in questo viaggio, sono due ragazzi, due musicisti e cantatori professionisti, naturalmente di Lucera, tra l'altro, quindi proprio Puglia al 100%, che fanno questa musica egregiamente, quindi c'è questo connubio. Naturalmente con me c'è la mia spalla ormai fissa, che è Antonio Montuori, mi segue in tutti i miei movimenti, che mi dà modo di respirare tra una gag e l'altra, tra un monologo e l'altro, e comunque mi completa sul palco.